Ciao a tutti, sono Grizzly, benvenuti nel mio laboratorio. Questa non è una puntata di vita da tecnico, anche se materialmente quello che sto facendo è vita da tecnico, perché sto nel frattempo seguendo i computer di alcuni clienti. Quindi scusatemi le spalle, vi girerò spesso. Allora, sono stato nominato in questo video tag da Giorgio Taverniti. Questo è un tag che ha lanciato Roby Sofia. Troverete sul doobly-doo riferimenti al video iniziale di Roby Sofia che spiega questo tag. Al video di Giorgio Taverniti, eccetera. E, il tag è intitolato Formazione 7x7, quindi andiamo quindi velocemente alle domande. Numero 1. Hai mai seguito o insegnato a corsi di formazione? Allora, come seguito corsi di formazione, devo dire che non tantissimi. A livello del periodo scolastico ho fatto qualche attività extrascolastica, ma principalmente, soprattutto nell'ambito informatico, sono in molto un autodidatta. Mentre insegnato a corsi di formazione, sì, varie volte, in diversi ambiti. Nell'ambito informatico non tantissimo, di più in passato. Tra l'altro ho fatto anche dei workshop, delle presentazioni. Abbiamo fatto il Linux Day a Siracusa parecchio tempo fa e ho fatto qualche presentazione pubblica in quell'occasione. E come formazione vera e propria, soprattutto argomenti che hanno a che fare con la protezione civile. Il corso di formazione che ho fatto più spesso, del quale ho anche molto materiale, tra cui un video che vi lascio sul doobly-doo, corso di comunicazioni radio appunto per volontari di protezione civile. Seconda domanda. Quali tipologie di corsi? Appunto, i corsi che ho insegnato maggiormente sono quelli che riguardano le comunicazioni radio in protezione civile, quindi non tanto l'idea generale delle comunicazioni radio nell'ambito della protezione civile, quanto invece l'utilizzo della radio ricetrasmittente da parte dei volontari e del personale della protezione civile. Numero 3, qual è il corso che hai preferito e perché? Per l'appunto questo di comunicazioni radio. Anche perché la comunicazione radio è una passione che io porto da molto tempo. Io sono un appassionato delle comunicazioni radio, sono un amatore, non un radioamatore, perché non ho il patentino di radioamatore, anche se ho una cosa che gli eventuali radioamatori in ascolto potrebbero conoscere, che si chiama Sierra Whisky Lima SVL, che è la cosiddetta licenza di ascolto, la passione di ascoltare le stazioni radio presenti in tutto il mondo. E, ho fatto la scelta di non avere la patente radioamatoriale, almeno per il momento. E, però, come dicevo, pur non avendo la patente radioamatoriale, quindi pur non potendomi definire un radioamatore nel vero senso della parola, sono comunque un amatore del mondo delle comunicazioni radio e per questo motivo questo argomento è quello che comunque amo maggiormente. Domanda numero 4. Quale insegnante o allievo ricordi con maggior affetto? Allora, in realtà non c'è una sola persona che ricordo con un certo affetto, perché ho lavorato con moltissime persone. Scusate se vado fuori dall'inquadratura, io nel frattempo appunto sto lavorando. Ho lavorato con tantissime persone, quindi moltissimi ricordi positivi con volontari, con amici, perché poi quando si lavora con i volontari, soprattutto con i volontari di protezione civile, siamo tutti amici, non siamo concorrenti fra di noi, perché alla fine non siamo in attività lavorative, siamo volontari, operiamo gratuitamente, quindi siamo persone che ci vediamo un po' come amici, un po', siamo fondamentalmente degli amici anche se ci incontriamo per la prima volta, quindi pur avendo lavorato con tantissime persone in questo senso, non c'è una persona piuttosto che un'altra che ricordo con maggior affetto, cioè c'è un grandissimo affetto nei confronti di tutte le persone con cui abbiamo lavorato, con cui ho lavorato. Domanda numero 5. I corsi ai quali hai partecipato o insegnato prevedevano esercitazioni pratiche? Naturalmente sì. Per quando si fa un corso che riguarda le comunicazioni radio, è naturale che la comunicazione radio in protezione civile non è solo un elemento di teoria, bisogna materialmente prendere la ricetrasmittente in mano e guardare, toccare con mano la stazione ricetrasmittente e vedere un pochettino come si comporta
vedere un pochettino quali sono le procedure da seguire, perché naturalmente in moltissime cose, comunque, ed è una cosa che vi diranno moltissime persone, quando si tratta di fare formazione. Una cosa è imparare la famosa lezione a pappagallo, questa cosa funziona così, si accende così e si spegne così. Un'altra è toccare con mano fisicamente la struttura in oggetto, in questo caso la stazione ricetrasmittente. Domanda numero 6. Se hai svolto o assegnato esercitazioni pratiche, quale hai preferito maggiormente? Ora, naturalmente, poiché nel corso di comunicazioni radio, alla fine quello che si implica è di creare una comunicazione radio, quindi mettere in collegamento più persone, fondamentalmente è sempre lo stesso tipo di esercitazione, quindi è molto interessante e può essere ben programmata. E ci sono due modi per effettuare queste simulazioni. Una è la vera e propria simulazione di un'emergenza, che comporta anche imparare alcune regole che si mettono in pratica quando si fanno comunicazioni radio durante un'esercitazione di protezione civile, altre che sono delle situazioni molto più leggere e delicate, una cosa più classica che si fa con le trasmissioni radio e per cominciare a prendere pratica con le radio di ricetrasmittenti è quello di fare la cosiddetta battaglia navale. Si prende tutte le persone che sono nel corso, si dividono in due squadre, la squadra blu e la squadra rossa. Si danno una ricetrasmittente e una ricetrasmittente, si tengono a una certa distanza, le due squadre giocheranno a battaglia navale dandosi le coordinate via radio e dandosi poi le varie risposte, colpito, affondato, acqua, eccetera. Che è il primo modo di andare a utilizzare, a toccare con mano la ricetrasmittente. Domanda numero 7. Hai mai voluto ringraziare in particolar modo un docente o un corsista perché senti che ciò che ti ha dato è bello e utile? Come ripeto, ho avuto un grande affetto con tutte le persone, con tutti i corsisti, chiamiamoli così, in realtà con i volontari, sono volontario anch'io, quindi come dicevo prima, siamo tutti amici, non mi sento io il docente e loro gli allievi. Quindi in realtà sì, con tutti, quindi mi sento di ringraziare tutti in particolare. Tra l'altro concordo con Giorgio Taverniti quando parla del fatto che le domande che vengono dalle persone inesperte sono quelle che ti danno lo stimolo, perché è vero, quando ti trovi davanti, cominci a parlare di comunicazioni radio con dei radioamatori, con delle persone che hanno già dell'esperienza sull'argomento, gli stai dando la buona infarinatura, gli stai dando la giusta imbeccata. Ma la cosa più interessante è appunto quando tu hai a che fare con persone che non hanno mai toccato lo strumento e che quindi ti danno quelle domande che fanno lo stimolo a trovare quel punto in più, a togliere quella curiosità in più, e quindi concordo con lui. E per questo io ringrazio tutte le persone generalmente che vengono a seguire i miei corsi In realtà fare questi corsi è qualcosa di bello, di utile, perché comunque c'è anche il piacere della condivisione di ciò che si fa tutti assieme. Bene, ultima parte. Parliamo di nomine. Dobbiamo nominare altri 7 canali. Allora, io adesso tra i canali che seguo ho scelto 7 canali che in qualche modo hanno comunque a che fare, so che hanno avuto un'esperienza più o meno diretta con la formazione o con qualcosa di legato alla formazione, al coordinamento, eccetera. Quindi non è una scelta casuale questa di questi 7 canali, alcuni hanno proprio a che fare con la formazione direttamente e alcuni hanno a che fare con degli esperimenti per aprirsi al pubblico. Quindi infatti il primo canale che nomino, la prima persona, il primo youtuber che nomino per lanciare questo tag è Rollens 184. Sono curioso di vedere quali sono le sue risposte. Sicuramente, vista l'esperienza che hanno entrambi sull'argomento, la mia nomina numero 2 e numero 3 sono Alceo FX e Cosa Pelosa. Sono curioso di vedere questo video. Segue quindi un canale che ha fatto e fa anche della formazione sull'ambito di alcuni software, alcune situazioni. È un canale che trovo molto interessante. Vi ricordo, sul doobly-doo ci sono i link a tutti i canali che sto nominando.
Horizons, che ha un bellissimo canale, si parla di software, si fanno anche dei vlog, si parla di ambiente Macintosh, si parla di YouTube. Se non siete iscritti, andate a iscrivervi perché è molto interessante. Andate a iscrivervi a tutti i canali che vi sto indicando perché sono tutti canali veramente molto interessanti. Segue Link for Universe, la mia quinta nomination. Link for Universe è un bellissimo canale in cui si parla di ciò che avviene nell'universo, nello spazio, è molto ben fatto e ve lo consiglio tantissimo. E canale numero 6, spero si pronunci così, ti prego non mi picchiare nel caso contrario. Kingelgard, c'è il link sul doobly-doo. Io ti nomino, considerati nominato, fai questo video tag, formazione 7x7 anche tu. E l'ultimo canale, spero di riuscire a raggiungerlo, è un canale che ho scoperto molto tempo fa, un interessantissimo canale in cui c'è un corso di lingua russa per italiani, che la lingua russa è una cosa che mi ha sempre incuriosito e che piano piano mi sono cercato di mettere quel minimo per cercare di capire almeno i fondamenti della lingua. È un corso veramente molto interessante che vi consiglio. Il settimo canale, la settima persona che nomino è Tatiana Ablyasova. Bene ragazzi, questo è tutto. Io mi auguro che le persone nominate rispondano a questo video tag. Vi ricordo che a questo video tag è possibile rispondere anche se non siete stati nominati, però in ogni caso, prima di rispondere, andate sul mio doobly-doo, c'è il link al video di Roby Sofia con le regole da tenere per rispondere a questo video tag, quindi seguite queste regole e ragazzi, buon divertimento a tutti, grazie e ci vediamo al prossimo video.